Buongiorno Presidente Todd. Questo Consiglio straordinario è stato convocato per dare risalto, ancora una volta, ad un tema molto delicato ed importante come la sicurezza stradale, un tema che ha a che fare quotidianamente con la vita dei cittadini e che deve spingerci a prevedere misure sempre più strutturate per ridurre il numero degli incidenti ed imprimere un cambiamento radicale nella cultura della mobilità a Roma. Lo scorso 3 marzo in quest'Aula abbiamo iniziato ad affrontare questa tematica approvando 2 provvedimenti fondanti che ci hanno permesso di proseguire il percorso di approfondimento che ci porta oggi a discuterne nuovamente. Abbiamo recepito la Giornata Mondiale sulla Sicurezza Stradale, così come prevede l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, da dedicare a chi ha perso la vita nei sinistri e alle famiglie che hanno subito tali tragedie. Abbiamo inoltre ampliato le competenze della consulta cittadina sulla sicurezza stradale, introducendo concetti innovativi come sostenibilità, inclusività ed accessibilità urbana. I concetti di sicurezza stradale e di mobilità, infatti, devono essere considerati da prospettive più ampie affinché le strade possano diventare luoghi protetti a riparo da possibili rischi e i cittadini possano scegliere modalità alternative per muoversi in città. In quell'occasione sono intervenuti ospiti illustri ed esponenti di associazioni impegnate in prima linea su questo fronte, che abbiamo graditamente quest'oggi in aula, che hanno messo a disposizione di questa Assemblea la loro esperienza, anche drammatica, e la loro conoscenza in materia di sicurezza stradale, sancendo una collaborazione attiva e concreta con l'amministrazione capitolina. Jean Todt, presidente della Fondazione Internazionale dell'Automobile e inviato speciale dell'ONU per la sicurezza stradale, Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI, Giuseppe Cuccione, presidente della Fondazione Luigi Cuccione Onlus, Pina Cassaniti, presidente dell'Associazione Familiari Vittime della Strada. Alla presenza degli stessi ospiti, che ringrazio per essere qui con noi oggi e per continuare a dare il loro contributo a sostegno di questa causa comune, intendiamo andare avanti con politiche ancora più incisive per migliorare la sicurezza stradale, pianificare azioni di prevenzione sulle strade, incentivare la mobilità sostenibile, sensibilizzare sui rischi della guida in stato di ebbrezza con il cellulare in mano in qualsiasi condizione che possa provocare danni al conducente, a chi si trova in macchina e ai pedoni, che vanno tutelati in maniera efficace. L'obiettivo è uno solo: far sì che il triste primato di cui è ancora protagonista Roma, con un numero così elevato di vittime della strada, soprattutto tra i giovani, tra i più giovani, venga cancellato al più presto. Buon lavoro a tutti noi.